Dai che c'ho, c'ho poca batteria. C'ho poca batteria. Vai. Allora, mi riaggancio a alcune affermazioni del fatto Giorgio, diciamo andando a precisarle. Allora, diciamo che come tutte le volte che facciamo delle conferenze insieme, si parte con un progetto e esce tutt'altro. Sì, sì, sì. Allora, per riandare e riannotarsi al, diciamo, al titolo originale che avremmo dovuto dare a questa occasione di incontro, e cioè alla mistificazione della realtà attraverso la comunicazione multimediale che esiste oggi al mondo, che ha estremizzato, acutizzato, enfatizzato tutti i modi, insomma, che vogliamo, diciamo, dare di superlativo a questa, modalità della vita sociale, e ha portato a una boost, a una sovrapposizione di informazioni che lui ha accennato leggendo il libro. Anche l'autore del libro diceva che effettivamente l'uomo oggi rincorre l'evoluzione della tecnologia, della scienza, non ha più tempo per riflettere, per maturare le decisioni e quindi poi decidere se aderire o meno, se partecipare o meno a quella corsa tecnologica, scientifica, altro, ma oggi si è costretto a ricorrere, perché ad esempio oggi abbiamo i vaccini, devi creare un'opposizione a un qualcosa che nessuno si aspettava, la massa della gente, 4, 5 anni fa, 6 anni fa. Quindi ecco, c'è questo marasma, questo caos esistenziale, sociale, che disgrega, diciamo, il sistema sociale fino dalle basi, come ad esempio per quello che riguarda i rapporti sociali all'interno del gruppo familiare, del gruppo diciamo del quartiere, della nazione, eccetera, anche a livello di sessi, di modalità di pensiero, di appartenenza a un gruppo piuttosto che un altro, eccetera. Cioè ci ha praticamente aggredito questo sistema di corsa verso il futuro degli scenari permessi dalle nuove evoluzioni tecnologiche, e ci ha portato a non essere più noi, a non avere più un'identità né personale né sociale né collettiva. Quindi perché questo? Questo è stato fatto molto intenzionalmente, perché adesso faccio riferimento a un'altra cosa a cui mi ricollego. Prima si parlava a proposito di fare causa alle multinazionali. Voi non lo sapete, ma ci sono tre trattati: il trattato TTIP, il trattato TISA e il trattato FATCA, andate a vedere su internet che cosa sono, che c'è una serie di articoli lasciano la liberatoria di ammazzare la gente alle multinazionali del farmaco o anche dell'alimentazione di altro genere, possono fare carneficine tranquillamente e nessuno può fare causa legalmente a questa gente, a queste multinazionali. Questo è stato fatto, questi trattati sono stati fatti tutti fra il 2011 e il 2016. Non avete sentito una sola parola su queste cose. Questo è determinante per la vostra sopravvivenza. La gente non sa niente e quindi non sa che neppure si può difendere. Ma questo avviene in tantissimi, faccio un altro flash. La legge, sempre, ne ho parlato già un'altra volta, ma così per loro che non c'erano le altre cose. La legge 130 del 1999 è stato un apporto partorito da una decina di governi diversi, a partire da Andreotti, Amato, Ciampi, Prodi, Berlusconi, D'Alema, eccetera, eccetera. 10 governi diversi. Dal 91 è stata poi, diciamo, messa in vigore nel 99, anzi no, nel 99 è stata diciamo formalizzata e discussa e poi votata alle Camere, e poi però è entrata in vigore intorno al 2002-2003. E che cosa fa? Allora, vi toglie un sacco di diritti, non uno, un sacco di diritti, perché uno permette
se voi avete un contenzioso con la vostra banca e state antipatici al direttore della filiale, quello lì, senza diciamo battere ciglio, porta semplicemente il tabulato del vostro conto in rosso in cancelleria del tribunale e automaticamente, senza partire un processo, senza notificarvi che è partito un processo come dovrebbe essere obbligatorio di voi, perché io ho un procedimento in corso di qualunque genere, devo sapere per potermi difendere, no? Per poter obiettare alle accuse che vengono fatte. Beh, voi non sapete niente, che il vostro debito viene messo all'asta sulla borsa dell'esempio di Wall Street, della City, dell'Indonesia, della Malesia, dove volete voi, voi siete condannati a pagare, vi viene pignorata la casa o qualunque altro bene che possedete, viene messo in atto una transazione internazionale per cui viene delegato praticamente il compratore della vostra, all'asta delle vostre delle azioni in cui è stata tagliata affettiva la vostra proprietà e messa nei titoli tossici. Quel gestore lì che sta a New York piuttosto che a Manila decide di fare il recupero del credito, incarica una società specializzata che è stata messa in piedi in questi ultimi anni, e questa società in Italia viene da un certo giorno, viene lì dove sono al campanello di casa vostra un tizio, dice io sono il portatore degli interessi del nuovo proprietario, e vi dice voi dovete uscire di casa, e voi non avete saputo neppure che, né niente, non sapete niente. Rimanete come, e questo è successo, sta succedendo. Uno può uccidere, che la gente, morto per morto, che pigli tu uccidere. Quella gente lì dovrebbe, intanto non esistere, ma comunque sia, dovrebbe quantomeno rispettare le leggi italiane, e invece no, voi siete stati condannati da un tribunale americano o indonesiano con la legge indonesiana, quando l'articolo 24-25 della Costituzione in realtà stabilisce che voi giustamente deve essere condannato secondo il codice penale italiano da un giudice italiano. E allora come posso dire questa cosa? Allora, no, questo per dire che alla faccia di tutta la gente, della massa della gente, voi sicuramente... Ma è scritto qui, è scritto in questo libro qui. Cioè voi non sapete niente, siete nelle mani delle multinazionali senza nessun diritto. Non potete neanche difendervi in tribunale, avete capito o no? In che situazione siamo? Lui ha parlato di fatto riferimento dei libri a delle cose citate 10-20 anni fa. Oggi siamo in questa condizione. Non c'è nessuno con cui io abbia avuto modo di scambiare delle parole che conosca i trattati TTP, TTIP, TISA e FATCA. E sono anche peggio, queste sono alcune cose, ci sono anche altre cose altrettanto peggiori. Altrettanto perso, capito? Cioè siamo proprio nell'oblio più assoluto, nell'allucinazione più assoluta. Allora, questi signori che cosa fanno? Questi signori delle grandi multinazionali. Allora, andiamo per grandi. Nel 1823 è successo qualcosa. Il Papa di allora, che non mi ricordo adesso chi era, era a 18 anni, a 23 anni con la
il papato, e a 24 anni è stato morto da un oste che l'aveva trovato a letto con la moglie. Questo finale eccezionale. E non plus ultra, ma c'è anche altrettanto pessimo, di diverso. Ma allora, questo per dire, oddio, che stavo dicendo? Ah, 1923, Leone XII, sì, esatto, sì, perché Leone XIII è dell'inizio del Novecento, quindi ci può essere, sì. Leone XII aveva fatto un contratto, allora, bisogna risalire alla lotta delle indulgenze, la lotta delle indulgenze, per le, non per le indulgenze, per le cariche, per le cariche. Investiture, ecco, bisogna risalire a quello, cioè attorno al 1150, si faceva, diciamo, all'epoca la cultura e la superstizione, diciamo, religiosa dell'epoca, diciamo, era molto rigida, diciamo, era veramente inflessibile per chi debordava dall'ordine, diciamo così. E quindi ha avuto dei ripensamenti su tantissime modalità di comportamento del cittadino credente, religioso, cristiano. E quindi, tra le tante altre cose, avevano, diciamo, riflettuto sull'argomento dell'eresia o dell'usura e quindi dell'utilizzo del denaro ottenuto dall'usura. E quindi praticamente si era formalizzato in varie occasioni, tra cui anche un consistorio adesso non viene in mente, che ovviamente dovevano essere censurati e condannati coloro che facevano usura. E allora che si erano scogitati? Che chi può fare l'usura? Perché dell'usura non se ne può fare a meno, dicevano allora, e come dicono le banche oggi, non se ne può fare benissimo a meno. Ma comunque, insomma, per tornare al discorso, occorreva quindi trovare un individuo. E secondo voi, qual è l'individuo che è stato identificato che poteva, diciamo, serenamente fare l'usura? Il prete. Perché essendo in peccato mortale, perché avevano ammazzato Gesù Cristo, allora lui lo poteva fare e tanto comunque all'inferno sarebbe andato comunque. E quindi hanno incominciato a dare il Papa dava le concessioni per gruppi di paese o paese che era più grande. E per avere questa concessione bisognava pagare come minimo 250 pezzi d'argento, che da loro erano più o meno 400 grammi d'argento, quindi fai conto, 250 per 400 grammi era una cifra notevolissima, per cui quei tizi lì, quegli esattori poi delle tasse lì e dell'usura, perché facciamo entrambe le cose, esattori delle tasse e usurai, prestatori di denaro, prestatori con però deposito, cioè tu andavi lì e gli davi le lenzuola impegno, gli davi, che ne so, l'argento che c'avevi, la collanina che c'avevi, che ne so, il bue, no? Qualunque cosa, e quindi potevi fare l'usura, quindi per un anno potevi esercitare l'usura per conto del re e per conto del papa, o del principe che era. E quindi da allora, poi questa diciamo, metodologia di ricerca del personaggio avido, dell'ebreo con l'anzo arcigno, no? Come si vede nelle immagini folcloristiche, beh, in quel caso poi diciamo, la cosa delle stanze è diventata di uso comune a livello anche non solo territoriale comunale, ma a livello di stati che c'erano all'epoca, e tra le altre cose nel 1823 appunto Leone XII mise a gara d'appalto l'operatività che dicevamo prima per fare la pensatura anche ufficiale anche per lo Stato del Vaticano.
era, perché fino a qualche anno, fino all'anno prima, era uno dei a turno, a secondo delle situazioni, delle elaborazioni dei compromessi che facevano le varie famiglie romane e antiche, romane e italiane in generale, che facevano diciamo, da operatori tenutari del tesoro di San Pietro e delle gestioni del tesoro, ovviamente veniva da giù. E da quel momento è cominciata a nascere la faida tra la nobiltà nera e la grande finanza internazionale rappresentata dalle rocce e così via. Quindi da lì poi hanno incominciato a mettere a punto un sistema che negli ultimi decenni è diventato proprio paroissimo, come dicevo prima, e cioè quello di creare diciamo, i presupposti per poi fare delle operazioni apparentemente legali, ma come dicevo prima mentre venivamo a Giorgio, la legge deve avere delle qualità ben precise, delle definizioni ben precise, non può essere una legge che approva, che ne so, l'espianto degli organi dei bambini appena nati o la pedofilia. Una legge del genere è una legge sanguinaria, in una società moralmente, diciamo, almeno passabile, non dovrebbe mai essere una cosa del genere, e invece è molto probabile che prima o poi, abbastanza prima, potrebbe... Ci stanno discutendo. Ma quello appunto che volevo dire, oddio, per il filo... La faglia tra la nobiltà nera e quindi che cosa fanno? Si fanno delle leggi che non rispondono più ai requisiti della legge, e cioè che deve essere legalmente accettata, diciamo collettivamente, universalmente accettata, deve essere razionale, deve essere giustificata, deve avere una motivazione di tutti i vari generi di riflessione, deve essere, insomma, una legge che sia fatta propositiva e positiva. Non si possono fare leggi in questo controsenso. E questi signori che cosa fanno? Invece da una ventina, trentina d'anni fanno delle leggi a caso, scusate l'espressione, però così si capisce bene. Per i più intellettuali lo dico così. E quindi, ad esempio, a parte le tre leggi, i trattati internazionali, ho detto, della legge 130 che ho detto un attimo fa, ma per arrivare a un tempo molto più breve, molto più a noi vicino, noi abbiamo denunciato con una serie di querele, qua ne ho portate tre, ma sono dirette nella stessa direzione, fatta questa al TAR, questa è quella che abbiamo fatto al TAR, quella è una penale fatta precedentemente e un'altra successivamente alle varie cose. E appunto leggo, aspetta un attimo, ecco, allora leggo non la legge ma i punti di un articolo di questa legge, articolo 1,34, che poi dopo facciamo a ritroso, cioè questi sono momenti, una legge che dice così, e poi vi dico che legge è una legge importante, ne hanno parlato, sono passati tutti i giornali nel 2014, i telegiornali eccetera, ma non hanno mai detto che immonda legge è, una cosa oscena, cioè se lo faceva un negro bantù nella foresta vergine la faceva sicuramente molto meglio. Allora, criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato che cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e nelle province. Allora, uno mi deve dire intanto che cosa è l'indice ponderato. Voi sapete cos'è l'indice ponderato? No. Le leggi devono essere comprensibili tra le altre cose. È chiaro? Andiamo avanti. Punto A. Con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche a cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana e della provincia. Avete capito qualche cosa? Aspetta, questo sono l'inizio. Punto B. Per ciascuna delle suddette fasce demografiche si determina il valore percentuale calcolato sino alla terza cifra decimale del rapporto tra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città
sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra. Il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendo tra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. Ci avete capito qualcosa? Noi siamo oggi nella città metropolitana. Eh? No, aspetta, andiamo avanti. Di qualora per una o più fasce demografiche, il valore percentuale di cui la lettera B, eventualmente rideterminata ai sensi della lettera C, sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotta a detta cifra. È esclusa da tale funzione la fascia demografica a cui appartiene il comune di cui alla lettera C. Il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendo tra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi qualunque, comunque la cifra 35. E è esclusa da tale operazione la fascia demografica a cui appartiene il comune di cui alla lettera C. Avete capito qualcosa? Avete capito qualcosa? Ovviamente no. Mo ci arriviamo, caro. Per grado, no? Lo faccio il percorso alle cose, più punto E. Si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica. Tale indice è dato da puntini puntini, fra virgolette, non si capisce? Dal risultato della suddivisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera C, ovvero D, per il punto complessivo, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approvato, approssimato alla terza cifra decimale, e moltiplicato per 1000. Cioè, chiunque legge una cosa del genere pensa che questi sono matti, e sono matti. Sono criminali. Sono proprio matti criminali. Ah, questa è la stessa cosa. Allora, non vi leggo un'altra cosa. Ah, eccola. Allora, legge, adesso lo posso dire, 56 del 7 aprile 2014. Cioè, per fare la città metropolitana si sono dotati di questa legge del cazzo. Scusate l'espressione, ma si capisce bene. Cioè, io parlo chiaro, non parlo come loro. Voglio che si capisca, in modo che qualcuno mi rifiuta, qualcuno se ne va, qualcuno rimane e dice, oh, questo dice le cose vere. E allora andiamo avanti. Allora, legge 56 del 7 aprile 2014, punti salienti, perché sono circa 140 articoli, una legge di 140 articoli sono, mi pare, una quarantina di pagine di legge. Ma allora andiamo ai punti nodali che sono questi. Punto 9, l'articolo 9. La conferenza metropolitana adotta e respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana. La maggioranza della popolazione è complessivamente residente. Anche qua non credo che sia molto chiaro. Già si comincia a essere un po' più aderenti alla parola, a qualche concetto, cioè anche se completamente così, diciamo, falsato uno dall'altro. E poi articolo 15. Entro il 12 ottobre del 2014 si svolgono le elezioni del Consiglio metropolitano indette dei sindaci dei comuni capoluogo e si insediano il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana entro il 31 dicembre, eccetera, eccetera. Questa è solo qualcosa che si capisce, insomma. C'ha un senso in sé. Punto articolo 19. Il sindaco, ascoltate, Allora, premesso l'articolo 1, 2 e 3 della Costituzione, l'articolo 16, l'articolo 24 e 25, l'articolo 41 e tutta un'altra serie di articoli che non li sto a citare tutti, solo per parlare della Costituzione, ma poi potrei parlare anche delle leggi elettorali, posso parlare della legge 265 di istituzione degli enti locali e poi posso parlare della 241-90, eccetera. Non le cito tutte perché ovviamente sarebbe demenziale, ma andiamo avanti. Qua dice
qualche conseguenza dall'azione di quello che eleggono, no? Oh, è chiaro? Cioè uno viene eletto da qualcuno che, su cui, diciamo, poi lui ha delle deleghe, quindi può agire anche per conto di quello, perché se no non puoi essere eletto. Non so se riesco a farmi capire. Hai capito? Cioè intendi dire che l'elezione, cioè, non quello che viene eletto oggi, facciamo per esempio viene eletto il sindaco di Roma, il che non è vero, ma diciamo che sia vero, no? Viene eletto il sindaco di Roma, chi lo elegge? I cittadini di Roma, giusto? Giusto? E invece no. E invece no. Adesso speriamo. Allora, ascoltate un attimo, il sindaco di Roma, ascoltate un attimo, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, ma è anche il sindaco della città metropolitana. E la città metropolitana è tutta la provincia di Roma con 135 paesi e cittadine del circondario della provincia, che però non hanno parola per eleggere il sindaco metropolitano della provincia, che di fatto d'obbligo è il sindaco di Roma. Cioè, scusa, mi stai dicendo che malgrado si siano create le città metropolitane, che al loro interno non comprendono unicamente il capoluogo principale, no? Può essere pure Milano o Napoli, aspetta, ma comprendano anche tutta una serie di altri comuni o non comuni nel circondario, gli abitanti di questa fascia di comuni non lo votano, non lo possono eleggere. No, 4 milioni di cittadini imposti un sindaco metropolitano che viene eletto dal capoluogo principale. Solo dai cittadini di Roma, che poi ha giurisdizione su tutta la provincia, in cui i votanti cittadini abitanti lì non hanno potuto votare. È una discriminazione, è una gravità. Pratica, la cosa è che tu vieni, se tu abiti a Formello oppure a, che ne so, a Zagarolo, no? Vieni assorbito automaticamente dalla metropolitana, città metropolitana. Questo. Sì, ma il sindaco non è stato votato da noi. Sì, viene assorbito, sia nel senso, se tu sei al di fuori. Perché sembra una cosa poco. Ma appunto. È uno dei diritti che al di là del confine della città metropolitana, tra il sindaco da solo. Se sei nella città metropolitana, il tuo sindaco della città metropolitana viene eletto dal comune principale. Noi romani possiamo votare. No, non hai capito. No, non hai capito. Il sindaco di Roma, senza che i cittadini della provincia lo abbiano mai votato, viene in giurisdizione pure sulla provincia di Roma. Cioè, che non esiste a livello. Facciamo un esempio pratico: Zagarolo e Palestrina. Supponiamo che Zagarolo è nella fascia della città metropolitana. No, non è fuori. Diciamo che sì, fa molta. E quell'altra invece no. Ok? Mentre Zagarolo si ritrova il sindaco di Roma a comandarli in quanto facenti parte della città metropolitana, quello che sta subito appresso, che è fuori della città metropolitana, no. E quindi quelli praticamente hanno il loro sindaco, gli altri hanno il loro sindaco, ma il sindaco della città metropolitana non lo eleggono loro mai o mai. Questo è il concetto. No, non è esattamente questo. Non è esattamente questo. Il sindaco del comune. Oh, che la frase più chiara, per Dio, il sindaco di Roma e il sindaco anche degli altri 165 paesi. Ti sembra normale a te? No, e allora? Senza fare tanti errori di elucubrazioni. Sì, te voglio dire che c'è una disparità, cioè se tu sei al di fuori della città. E te lo sto dicendo, articolo 1, 2, 3, la parità dei diritti del cittadino, hanno escluso dalla votazione delle province 20 milioni di cittadini su 60 milioni, ma te rendi conto che cazzo hanno combinato questo? Hanno accentrato tutto qui praticamente. Ma facendo quel tipo di elucubrazioni qua, cioè se tu anche cittadini di Roma, va e quelli dopo ci arrivo. Anche i cittadini di Roma non possono riuscire a capire come è possibile chi viene eletto e quando e come e perché. Con queste modalità qua fanno voi e va a loro, hai capito? Hai capito o no? È un escamotage. Ma allora, scusa, la cosa più grande è la città metropolitana, ma è un escamotage per vincere le elezioni, per avere in mano completamente il comune di Roma. E che loro controllano Roma e così controllano anche tutta l'altra parte. No, ma sai come viene? Politico, no, ma senti che cazzo sono inventati poi ancora questi?
165 consigli metropolitani della provincia di Roma, compresi i loro sindaci. In totale sono circa 5.500 che decidono della sorte di 4 milioni di persone. Ti sembra legale una cosa del genere? Eppure questa è una legge dello Stato. Abbiamo denunciato Cossiga, scusa, Giorgio Napolitano, abbiamo denunciato tutti e 180-200 quelli che erano parlamentari che hanno votato questa legge infame. Li abbiamo denunciati tutti. Allora, qualcosa siamo riusciti ad ottenere, perché finalmente la magistratura ha capito che quella cosa lì non si può fare. E allora che hanno trovato? Che hanno trovato che scamotage? Non viene annullata la legge, non viene abrogata, ma viene rinnovata ogni anno, perché come il sistema del DPCM, se non passa un anno, c'è tempo un anno per rielaborare, ripartire dalla commissione, eccetera, eccetera, per cui svicolano che questo avrebbe dovuto essere fatto. Già nel 2016 noi avevamo inchiodato, anzi nel 2015, le avevamo inchiodati dalla loro responsabilità i nostri cari parlamentari, e la magistratura ha detto: ragazzi, mettete le righe, che sennò Orazio Ferniani e Giorgio Vitali mi fanno un mazzo così e io devo partire e procedere contro di voi. E quelli che hanno fatto? Hanno fatto una proroga, hanno prorogato per 2 anni fino al 2017, e adesso sono ancora in mora, sono ancora diciamo in fase di reato. Se uno li denuncia, il magistrato deve partire per forza, con le buone o con le cattive. Allora, volevo dire, questi signori qua, non vi leggo, ve lo leggo perché è troppo bello. E noi abbiamo fatto delle querele, questa è quella fatta al TAR. L'8 aprile scorso, pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli effetti, in quanto ente territoriale costituzionalmente indefettibile, in un'area metropolitana, quale quella romana, la città metropolitana di Roma. Tra l'altro sono tutte una serie di cose, qui vediamo un po', ecco. Qua entriamo troppo nei dati tecnici, non ve lo leggo perché sennò va annoio. Allora, la legge 265, la 265, la 265 del 99 o del 2000, adesso non mi riesco a ricordare. Dice che ecco questo qua, la 267, scusate, mi sbagliavo, la 265 e la 267, ecco, no, ci avevo preso tutto. La 265 dice che allora, a livello comunale e anche regionale, qualunque modifica allo stato quo o comunque a procedimenti che coinvolgono la cittadinanza a qualunque livello, vanno sentite le società, attivazioni, le società, diciamo, le società in generale, le portatrici di valori culturali locali, le comunità, queste comunità hanno l'onore e l'onere di partecipare al procedimento innescato dall'autorità, qualunque sia. E quindi, per esempio, i circa 2 milioni e mezzo, 3 di abitanti della provincia di Roma dovevano essere coinvolti fin dall'inizio del pensiero di questa idea, cioè dovevano assolutamente formalizzare o un referendum popolare o comunque una votazione e una elezione, chiamiamola come volete, in ogni caso per determinare la volontà popolare se aderire o meno a questo progetto, perché quello che conta ancora nei testi di legge, negli articoli di legge, è la volontà popolare, o dovrebbe essere, quando oggi invece vediamo che questi sovvertono l'ordine legale, emettendo
mettendo in archivio delle leggi assolutamente demenziali, per non dire peggio, e di una gravità di ogni ordine culturale, morale, eccetera. E quindi, ecco qua, insomma, la nascita istituzionale della città metropolitana senza elezione popolare diretta del sindaco del Consiglio Metropolitano è un'operazione di cassa turrita da caduta degli dei da Repubblica di Salò, indicativo del potere dittatoriale assoluto assunto da questa genia di malfattori. Questo è quello che diciamo. Aver imposto che il sindaco metropolitano sia quello che solo i cittadini del comune capoluogo avranno eletto nella campagna elettorale comunale in un solo comune è un altro grave, gravissimo reato di lesione del diritto costituzionale. Oppure, ecco qua, articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali, eccetera. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico o sociale che, omissis, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, eccetera, eccetera. Ah, ecco. Perché? Perché è
la dice lunga. Poi a un certo punto gli ho fatto una letteraccia e hanno smesso, gli ho detto a dire, vede, lui, siccome già l'ho denunciato a uno di questi giudici qua e ci ha avuto un processo, sì, non so come è andato a finire, e quindi lo sanno, io le faccio le denunce. Il giudice ha detto, vabbè, magari è solo un grattacapo, ma meglio non averlo, no? Quindi fra cani non si mordono, ma magari avrebbe dovuto andare a qualche udienza, avrebbe dovuto andare a fare la testimone o quello che era, insomma, e quindi non è stata fatta. Ma la cosa, diciamo, più diciamo, determinante di tutto questo, scusate, Orazio, posso fare una pausa? Una pausa? guarda, io fra 10 minuti ho finito. Ah, okay. Perché faccio solo una rapidissima lettura di qualche tratto di questa parola. 8 e mezzo, ti prendiamo. Sì, sono fatto solo 10 minuti. Se no, la pausa è magari io qualcosa. Facciamo dopo. Dai, un attimo, un po' di pazienza. Solo leggo qualche stralcio. L'aver denegato e precluso attraverso questa pretestuosa, macchinosa e cervellotica procedura elettorale ai cittadini della ex provincia di Roma di esercitare il loro proclamato diritto di voto, costituzionalmente garantito e ribadito in più leggi dello Stato, alcune sopra riportate, costituisce una vera e propria rapina e furto con destrezza, non c'è legale derivazione di sovranità dai diritti dei cittadini trasmessi, o meglio estorti singolarmente. Vabbè, tralascio perché vedo che siete saturi, però voglio insomma, diciamo, fare una piccola riflessione, diciamo così. Ecco, cioè, quello che è stato detto prima da Giorgio, che ho più volte anche ribadito io, è che il fatto attuale, la situazione attuale, è talmente corrotta alla base delle istituzioni, che non è cercando quello che fanno gli amici dell'OPPT o delle legali rappresentanti che attraverso la discussione si può fare qualcosa, bisogna fare qualcosa di diverso, operazioni diverse. L'unica soluzione che vagola qua e là fra le enunciazioni di chiunque si occupa di questi argomenti è qualcosa che tutti conoscono, ma nessuno identifica nel vero ruolo e nella propria assoluta dimensione di potere e di gestione del potere, che è la gestione e la emissione monetaria in generale. Oggi ovviamente l'emissione monetaria non è possibile farla per mille motivi, perché senza alcuna delega lo Stato se ne è appropriato già nel momento in cui è diventato Stato, senza averci chiesto minimamente un referendum per la gestione della moneta o meno. A peggio ancora è stato fatto con l'euro, perché con l'euro, visto che entrava in vigore una nuova emissione monetaria e gestione monetaria, era d'obbligo, visto che la sovranità si esprime principalmente nell'emissione monetaria, per il controllo dell'economia e la gestione dell'economia, è chiaro che quella cosa lì andava fatta chiaramente, pubblicamente, generalisticamente e così via. E invece che cosa hanno fatto? Semplicemente hanno radiato la circolazione della moneta lira e hanno rimesso in circolazione l'euro alla faccia dei cittadini, senza chiedere un parere. Non è stato che allora ai danesi, agli olandesi e agli inglesi a cui era stato chiesto hanno detto no, che non lo volevano, poi l'hanno fatto uguale. anche i francesi, la prima volta hanno detto no, e il governo francese ha tergiversato per un po' di tempo, un po' che un anno e mezzo. Poi gliel'hanno proposto, dopo aver martellato la bontà dell'euro che non crea inflazione, che rimane salda sul loro valore per in eterno, quando non è vero un cazzo di niente, perché quando andavate a comprare qualcosa 20 anni fa con l'euro, 18-19 anni fa con l'euro, valeva, non so, 5 euro, oggi che non ce l'avete, gli date 10 euro, non lo comprate, cioè una svalutazione di 10-15 anni, più o meno del 40-50%. Ma lì l'accordo è stato tra Francia e Germania, no? Eh?
prendiamo la Germania e rinunciamo, noi tedeschi, rinunciamo al marco, che è forte, certo, entriamo all'euro, però elimina l'Italia come concorrente. Sì, però la Francia non è così scema come noi, ha lasciato fuori dal conteggio e dalla gestione il franco francese africano. E infatti sono tenuto. E lì agli dragari colleghi, amici francesi, gli entrano 500 miliardi di euro di valore. La truffa franco-tedesca. Ah, noi non ci hanno regalato niente. Fatto essenzialmente che la Francia, ex potenza coloniale, è rimasta tale col franco CFA. Certo. La Germania, potenza sconfitta e divisa, ha potuto riunirsi e beneficiare di una moneta che rispetto al marco era più debole, no, e quindi era una cosa della sua economia. Questa è la truffa europea. Il 3% del prodotto mondiale era nostro, certo, con 60 milioni di danni. Ma poi c'erano il Made in Italy. No, allora il Made in Italy non esiste più adesso, perché quello che ancora pare essere l'industria nazionale è di nome, perché gli azionisti non sono mai tutti della multinazionale della finanza. È un marchio che hanno comprato gli altri. Esatto, anche con la Banca d'Italia. La Banca d'Italia non è mica la Banca d'Italia, ma non è manco delle banche commerciali italiane. Nel febbraio del 92 ci fu quell'atto per cui privatizzarono la banca attraverso la cessione, le quote erano di alcune banche che erano pubbliche, sono diventate private, quindi automaticamente gli azionisti maggiori si sono ritrovati. Sono, erano le basi di banche di interesse nazionale, la banca, le PIN, le banche, esatto, di interesse nazionale. Quindi che vuol dire? Vuol dire che noi eravamo molto scomodi. Ecco, la Francia ha annunciato quello, la Germania ha avuto un premio. L'economia, diciamo, manifatturiera mondiale, ma comunque occidentale. E a noi che davamo fastidio sempre in quel campo lì, che eravamo nel 91, come dice bene Nino Galloni, che allora era vice ministro, quindi la questione la conosce bene, e l'hanno sbattuto fuori perché la conosceva bene la situazione. E lui ha perfettamente percepito quello che poi è stato menzionato nel corso degli anni successivi, e cioè la disgregazione dell'industria nazionale, della competitività mondiale, in campo mondiale, dell'economia nazionale. Noi eravamo forti in tantissimi settori, i leader in tantissimi settori hanno, diciamo, falcidiato l'imprenditoria italiana, sia pubblica che privata, a vantaggio di quella tedesca. E oggi noi siamo figli dei cinesi, comunque sia siamo sempre comunque la terza economia europea, quindi non siamo poi tanto. Però abbiamo fatto passi da gambero rispetto all'economia dei 20-30 anni fa, e oggi, allora eravamo la terza, quarta,